Questa sera parliamo della situazione migranti a Ventimiglia, la stiamo raccontando da tanti giorni, da mesi, mi verrebbe dire da anni, però in questo momento c'è una situazione che potrebbe diventare esplosiva, questo dicono i numeri futuri e questo dice anche la situazione italiana. A livello italiano stiamo vedendo tutti quello che sta accadendo a Lampedusa proprio in queste ore. Allora ne parliamo con Alessandra Zunino, che è referente del progetto Caritas Confine Solidale e si occupa dell'assistenza a donne, bambini e nuclei familiari migranti in transito. Buonasera Zunino, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera. Allora, partiamo subito con lei, poi le farò sentire l'intervento della nostra giornalista, della nostra collega Alessandra Boero, che lavora nell'Imperiese, segue e quindi tutte le vicende dell'estremo ponente. In questi giorni Sì. ovviamente si sta dedicando molto a Ventimiglia. Quello che le chiedo intanto, che giornata è stata oggi? Oggi è stata una giornata relativamente tranquilla rispetto a quanto è successo invece negli ultimi giorni, dove abbiamo registrato un aumento dei flussi e delle presenze presso la nostra sede Caritas appunto a Ventimiglia. Eravamo arrivati ad avere più di 200 persone che si rivolgevano a noi ogni mattina appunto per avere i pasti, assistenza, vestiti, eccetera. Oggi il numero è leggermente diminuito, però noi sappiamo bene che ogni giorno è diverso, per cui negli ultimi giorni effettivamente abbiamo riscontrato un aumento sia per l'accoglienza Caritas e tutti i servizi che forniamo la mattina e poi anche per quanto riguarda la distribuzione dei pasti serali che vengono fatti da altre associazioni italiane o francesi, in cui effettivamente nell'ultima settimana i numeri sono notevolmente aumentati. Quindi aspettiamo di vedere rispetto agli arrivi di queste ultime 24-48 ore su Lampedusa cosa poi accadrà nei prossimi giorni alla frontiera, appunto. La frontiera che in questo momento, poi ci arriveremo, Zunino, è presa, diciamo così, in maniera predominante, lo dimostrano anche le immagini che stiamo mostrando, dalle forze dell'ordine francesi. A queste camionette che si stanno avvicinando al confine, sono scene che ricordano probabilmente anche episodi che sono accaduti tanti, tanti anni fa. Pensiamo a quello che è successo in Italia e in altri paesi europei, pensiamo alle guerre o a quello che abbiamo vissuto, riporta un po' a quello l'immagine di chiudere, no? Di creare una barriera per non far transitare i migranti. Sì, diciamo che noi abbiamo anche l'occhio abituato a queste scene perché ogni tot mesi, ogni tot anni queste situazioni si ripetono, ci sono dichiarazioni che vengono fatte dagli stati e quindi la situazione poi si stringe per un periodo, poi a volte altri fatti interni, magari alla Francia, rallentano un po' la pressione sulla frontiera e poi ricomincia. La situazione è quella che è dal 2015, come sappiamo, con dei periodi veramente difficoltosi che sono stati il 2016, il 2017, l'inizio del 2018, in cui la pressione migratoria alla frontiera, i numeri erano notevolmente più alti rispetto a quelli attuali. Penso che vi ricordiate il Campo Roia o comunque anche il campo della Caritas nella chiesa di Sant'Antonio con le presenze di 500, 400, 600 persone. Quindi sono scene a cui noi siamo abituati in sostanza. E adesso vedremo con questa recrudescenza nei controlli cosa succederà appunto nei prossimi giorni. Allora facciamo così, andiamo ad ascoltare le parole, il racconto di Alessandra Boero, scusate, proprio in queste ore, questo pomeriggio, e ci ha raccontato qual è la situazione a Ventimiglia. Sentiamo. Alle mie spalle vedi lo specchio acqua antistante Ventimiglia. Allora, per quanto riguarda la situazione in frontiera, non ci sono grossi problemi. Come abbiamo già detto in più collegamenti, sono arrivate le camionette di polizia francese e gendarmi, ma in questo momento, vado proprio a esperienza, stanno studiando semplicemente la strategia perché l'arrivo del 1500-2000 migranti è previsto nei prossimi giorni. Quindi sicuramente in frontiera non assisteremo al famoso muro di camionette, quindi il pugno duro francese, perché anche mediaticamente è particolarmente impattante. E quindi verranno dislocati sicuramente in Borghese, nelle città
cittadine limitrofe a partire da Mentone e sui passi montani, quindi anche lì all'uscita dal famoso passo della morte, il passo che utilizzano diversi migranti per scollinare e quindi raggiungere la Francia dalla frazione Grimaldi. Per quanto riguarda invece quello che poi è lo stato d'animo dei residenti, ribadiamo questo disagio, un disagio molto forte causato sia dalla presenza dei migranti in città che, come sappiamo, poi dormono lungo le vie, dormono sotto il Roia in zona cimitero, ma anche per un discorso umano, perché come abbiamo detto e evidenziato più volte, non è sicuramente una bella pagina per quanto riguarda l'accoglienza vedere tutte queste persone dormire e girovagare senza una meta, che poi la meta ce l'hanno, è la Francia, però come abbiamo detto tante volte dalla parte francese vi è davvero un muro, non si guarda in faccia nessuno, né mamme né bambini. Per quanto riguarda la poca tra virgolette accoglienza, io mi riferisco alle strutture, a Ventimiglia in questo momento ci sono due appartamenti a disposizione, uno che può ospitare fino a 20 ospiti definiti fragili. Gli ospiti definiti fragili sono le mamme, le donne incinte e quindi i bambini, e poi un'altra che ne ospita una decina, ma questa è una goccia, la si può definire una goccia in mezzo al mare, perché i numeri oggi parlano chiaro: 500 più o meno, poco più, migranti a Ventimiglia, e fino a ieri, ma credo di non sbagliarmi se ipotizzo anche per la giornata odierna, un 260 che fanno l'accesso in Caritas. Andare in Caritas significa avere un pranzo e la possibilità di farsi una doccia. La Caritas lavora dalle 9 alle 18, in tutto questo tempo rifornisce anche l'acqua, si può arrivare quindi anche con delle taniche o con più bottiglie che vengono riempite. Poi dalle 18 in poi tutti fuori, eccetto appunto le persone che sono ospitate in queste strutture. Sono strutture che però hanno un turnover, si parla di 4 giorni, e questa è la situazione. Quindi immagino che nei prossimi giorni, per quanto riguarda anche solo le immagini, avremo delle immagini più che parleranno poi da sole, perché sicuramente il potenziamento ci sarà e lo vedremo su strada e sulle vie, ripeto, a Mentone, quindi sui passi e sugli ingressi, quelli un po', l'abbiamo sempre definita una frontiera un po' con la broda, perché ci sono esattamente 9 punti di accesso, e questa è un po' la situazione in questo momento. Questo quindi è Zunino, il racconto di Alessandra Boero, un racconto molto puntuale, molto preciso. Siete voi in prima linea, come vi state attrezzando? Perché poi c'è anche un problema di accoglienza di queste persone, di queste famiglie, di questi bambini, di queste donne. È fondamentale che anche voi facciate la vostra parte, con però le risorse che forse non sono abbastanza a disposizione. Sì, noi appunto, come ha ripetuto la sua collega, offriamo questo servizio durante tutte le mattine, quindi forniamo dei pasti, i vestiti, le visite mediche, una consulenza legale, e poi la sera un'accoglienza per un numero limitato di persone, che sono appunto quelle più fragili, le donne, i bambini e i nuclei familiari. Per il momento la nostra struttura è stata in grado di rispondere alla richiesta che si è presentata fino ad oggi davanti, con grosse difficoltà assolutissimamente, perché appunto i numeri sono altalenanti, sono discontinui, e si attende un aumento notevole delle persone che arriveranno probabilmente alla frontiera. Lavoriamo con altre associazioni, Diaconia Valdese, We World, Medici del Mondo, e i nostri volontari, i medici e infermieri. Noi cerchiamo di prepararci quotidianamente, perché sappiamo che i numeri possono cambiare veramente da un giorno all'altro, per cui con grande difficoltà, anche consapevoli delle difficoltà che ci attenderanno, stiamo aspettando di vedere quello che succederà. Il PAD non può bastare, un po' questo anche il messaggio che voleva mandare la collega Boero. Il PAD è necessario, il PAD, però non può essere l'unica soluzione. Allora, il PAD per il momento risponde all'esigenza di donne e bambini che vogliono essere accolti e che riusciamo ad accogliere. Quello che succederà domani non lo possiamo sapere. Purtroppo, se i numeri dovessero incrementarsi in maniera esponenziale da un giorno all'altro, sicuramente il PAD non sarà sufficiente.
noi aspettiamo e cerchiamo di attrezzarci in modo da poter rispondere nella maniera migliore rispetto a quello che si ci presenterà davanti e poi vedremo cosa succederà. Appunto, la difficoltà in questi casi è proprio cercare di prevenire e di capire cosa succederà. Un po' siamo abituati e poi l'incertezza ovviamente è quello che noi dobbiamo affrontare quotidianamente. Ogni persona che si rivolge a noi ha una storia e quindi dobbiamo anche, insomma, in particolare per quanto mi riguarda donne e bambini, le difficoltà sono notevoli, cerchiamo di affrontarle al meglio tutti insieme. Aspettiamo allora di vedere quali sono i numeri che si presenteranno. Non allora l'ultimissima facile. Cosa che le chiedo, qual è il messaggio che si sente di mandare rispetto a quello che sta vivendo Ventimiglia, ma anche a quello che lei quotidianamente vive sulla sua pelle, con la sua esperienza? Sì, è una situazione che la città affronta nel 2015, che richiede tantissimo impegno da parte dei volontari, richiede anche impegno e pazienza e sopportazione da parte dei cittadini. Non è facile, è sicuramente un problema che deve essere risolto a tutto tondo e dalle varie istituzioni, soprattutto a livello nazionale ed europeo. E quindi quello che sta succedendo con la Francia, con la Germania, non è una situazione semplice. Noi nel nostro piccolo, come Caritas Intermedia, le altre associazioni, cerchiamo di rispondere a questa situazione dal 2015 e continueremo a farlo con grosse difficoltà ovviamente.